Una storia di amicizia, vabbè, se l'amicizia proprio avesse una faccia sarebbe questa storia. Mi chiamo Mario Ruggero Di Matteo e voglio raccontarvi del mio amico Pier Giorgio, detto Gian Burrasca. Ci siamo conosciuti all'Istituto Bodoni di Torino, l'unico in Italia che alla fine degli anni 70 del secolo scorso consentiva di ottenere un diploma in fotografia. E io volevo fare il fotografo. In Piemonte c'ero arrivato da Barletta, molti mi chiamavano Terrone, ma i compagni della Quinta mi chiamavano Freccia, come Pietro Mennea. Pier Giorgio era il mio compagno di banco. Ci siamo piaciuti subito, a istinto, una di quelle amicizie che ti capitano da ragazzi e poi più. Mai visto nessuno fare bene le foto come lui. Ha sempre avuto un altro passo e un altro occhio. Era il re degli scherzi. Ne pensava 100 al secondo. Ne ricordo uno in Piazza Vittorio a Torino. Aveva allestito un finto set e con aria serissima obbligava i passanti a piegarsi sotto la telecamera per non impallare l'inquadratura e i torinesi ligi eseguivano. Il 25 ottobre del 1979 è salito in Vespa a fine lezione, portandosi dietro anche Cappelletto, che noi chiamavamo Kapler, perché in torinese Cappelletto si pronuncia Capletto. Pier Giorgio mi ha detto la frase che diceva sempre, fat la buna, che in torinese significa passatela bene. Ha lasciato Kapler davanti a casa e poi ha proseguito per il suo paese. Ma un'auto l'ha travolto, uccidendolo sul colpo. Noi amici della Quinta A non ci volevamo credere. Siamo andati all'obitorio ad aprire i portelloni, uno per uno, finché non l'abbiamo trovato e non abbiamo mai superato lo shock. Da allora le nostre vite si sono divise senza dividersi mai e Pier Giorgio è rimasto al mio fianco, anche se non c'era più. 9 anni fa insegnavo in una scuola di Bari e la preside credeva che il mio diploma fosse falso perché c'era scritto specializzazione fotografo e non arti fotografiche. Ero disperato. Gian Burrasca mi è apparso in sogno e mi ha detto: scrivi al ministero, il tuo diploma è valido e tu devi poter continuare a insegnare. E io ho scritto al ministero e ho continuato a insegnare. Quel giorno ho pensato: anche il tuo diploma è valido, amico mio. Non hai fatto in tempo a prenderlo, ma io farò di tutto perché te lo diano lo stesso. Ho contattato i vecchi compagni della Quinta A e ci siamo messi d'impegno. Abbiamo anche scritto un libro e l'abbiamo intitolato Non l'abbiamo fatta grossa, perché in fondo eravamo bravi ragazzi. Ognuno ci ha infilato un suo ricordo, solo Kapler non ha scritto nulla, la ferita per lui non si è mai chiusa. Però ha scelto la frase di chiusura, fat la buna. Non è stato facile ottenere il diploma di Pier Giorgio, la burocrazia è feroce, però questa volta sì che l'abbiamo fatta grossa. E il 31 ottobre a scuola, davanti agli studenti di oggi, increduli, abbiamo consegnato la pergamena del mio compagno di banco e migliore amico Pier Giorgio Cavallotti a sua sorella. Sono passati 44 anni, ma la nostra amicizia non passerà mai, perché, come tutte le cose che contano, è fuori dal tempo. E io voglio presentarvi l'io narrante di questa storia. Prego, Mario. Benvenuto. Grazie. Cerea. Cerea, vieni qua. Allora, non so se possiamo vedere la fotografia di questi... di questi ragazzi. Ci dici chi sei tu e chi è Gian Burrasca? Allora, io sono Gian Burrasca, è il secondo da destra col cerchietto rosso e io quello subito dietro col cerchietto verde. E questa è la foto di 44? 44 anni fa, giusto. Io... questa storia non poteva che essere raccontata da un torinese illustro. Poi lascia perdere il torinese, parliamo di voi. Del vecchio Toro. Qui abbiamo un altro torinese qui, che conosce questi luoghi, ma non c'entra Torino, qui è il mondo. Sì, è una storia universale. E, non so, definiscimi l'amicizia, perché da te proprio ci tengo a sapere che cos'è, visto che l'amicizia è quella che nasce ed è un valore fondamentale della vita. Nata a scuola in questo contesto ci riporta al senso della scuola, cioè la scuola deve continuare a insegnare i valori e questo dell'amicizia è un valore immenso che se vero, se nato in luoghi, almeno nel nostro caso, della scuola
durano per tutta la vita. Tanti hanno come compagno di vita, compagno, vero compagno, o quell'amicizia che è nata a scuola. Quella a volte dura per tutta la vita, non si riesce ad avere. E dura anche dopo la vita. Anche. Tutta la vita anche dopo la vita. Grazie Mario, in altre parole, dopo la pubblicità. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie.